Amici di Cosmopolis Media, ben ritrovati. Questo Natale 2022 è ormai passato, ma non si arrestano le iniziative di solidarietà organizzate sul nostro territorio. Oggi 28 dicembre siamo presso la parrocchia San Giovanni Bosco, dove la Caritas e l'intera comunità parrocchiale hanno allestito un pranzo natalizio per tutte le persone bisognose. Tanti piatti gustosi, tanti dolci anche tipici della tradizione tarantina come le pettole e alla fine un bel momento di allegria organizzato dai volontari, una tombolata con tanti premi. Infine anche degli stand con dei vestiti che saranno messi a disposizione di tutte le persone che ne hanno bisogno. Allora, siamo con Rosy Palermo, direttrice della Caritas di San Giovanni Bosco. Allora, innanzitutto l'impegno della Caritas è un impegno che dura per 365 giorni l'anno. Certo. Non siamo assolutamente mai fermi, sempre a disposizione e ci sono sempre tante attività che ruotano. Poi nel periodo di Natale, voglia, ce n'è veramente tanto. La gente che ha bisogno è sempre in aumento, quindi sì. Non so, adesso stiamo appunto facendo questo pranzo dei poveri proprio perché in questo modo possono avere un pasto caldo, ma non è solo questo. Cerchiamo di dare a loro un po' di allegria, un po' di gioia natalizia, quindi dei doni e via dicendo. Insomma, attenzione per loro. Loro desiderano tanto che qualcuno dia attenzione a loro e questo è quello che noi facciamo. Quindi l'importanza proprio di restituire, soprattutto nel periodo di Natale, quando diciamo forse queste persone avvertono maggiormente la solitudine, certo. Un'atmosfera di calore come vi state prodigando, insomma, trasmettere con tanti doni, tanti addobbi anche curati, certo, da parte dei volontari. Ecco, un bello spirito quello che si è creato comunque all'interno di questa comunità. Sì, certo. Allora posso dire che sì, come Caritas abbiamo organizzato questo momento, però tutta la comunità si è mossa per realizzarlo. Senza tutta la comunità molto probabilmente non saremmo riusciti a fare quello che, insomma, che avete potuto vedere. Allora, siamo con due ragazzi che sono arrivati qui in Italia, in particolare a Taranto, dall'Ucraina in seguito alla guerra, con tutta la loro famiglia. Allora, come vi trovate qui a Taranto? Avete avuto una bella accoglienza? Avete ricevuto solidarietà da parte dei tarantini? Sì, sì, abbiamo una bella accoglienza, è una cooperativa mimosa. I ragazzi italiani stanno aiutando di noi, aiutano di bambini con scuola, aiutano di me con scuola, aiutano con bambini di calcio, siamo stati bene. E adesso, diciamo, per ricambiare questo aiuto che avete avuto, siete qui per dare una mano in questo pranzo natalizio come volontari. Eh sì, sì, perché prima aiuta di noi, adesso noi facciamo aiuto a qualcuna di altri ragazzi. Attestato di ringraziamento, la sezione Silvi Rasum a parrocchia San Giovanni Bosco per l'aiuto e sostegno ai profughi ucraini, dimostrando così autentici valori di pace, di solidarietà tra i popoli. Ringraziamo tantissimo Italia che ha accolto e la Chiesa Allora, siamo qui con Margherita e Camilla, che sono due ragazze dell'oratorio di San Giovanni Bosco, tanti ragazzi che hanno animato la tombolata ma hanno anche aiutato a servire il pranzo. Allora, perché dei ragazzi di 20 anni sono qui per fare questo? Allora, già da un po' di anni che facciamo questo servizio e ci rendiamo disponibili a condividere questi momenti di gioia anche con chi ne ha più bisogno, è sempre un piacere. Allora, Camilla, tu invece sei una ragazza che viene dall'Ucraina. Dimci un tuo pensiero anche in inglese, insomma, per questa giornata. Okay, I'm really happy about this day because it's a great way to get together with my family and celebrate this day and see another beautiful people. So I'm very happy. Quindi lei è contenta di essere qui perché ha potuto festeggiare con la sua famiglia e condividere questa bella giornata con tante persone. Siamo con Don Giovanni Monaco, parroco della San Giovanni Bosco. Vogliamo parlare della bellezza di una comunità parrocchiale così unita e davvero entusiasta nell'aiutare il prossimo, che ha compreso il vero spirito cristiano del Natale, ma non solo. Sì, è una bella attività, quella che è iniziativa, quella che abbiamo fatto oggi, proprio per sensibilizzare i parrocchiani, i giovani, è bello che siano loro anche ad animare questo pranzo, per stare insieme con i più bisognosi. E forse abbiamo sbagliato a chiamarlo pranzo per i poveri, è per tutti, per i bisognosi, è un pranzo solidale, no? Per sentire di più, no? Lo spirito di famiglia e farlo respirare a quelle famiglie che magari non hanno questa possibilità.
credo che sia un'iniziativa molto bella, e bella anche perché so che sono venuti anche dalla mensa della diocesi e da altre parrocchie. Noi siamo aperti a tutti, ecco, un piccolo segno per dire, ecco, è Natale proprio perché dobbiamo anche essere aperti, disponibili verso tutti, verso gli altri.